studenti hanno bisogno di fare esperienze lavorative perché è la realtà che ce lo chiede. In Italia abbiamo superato, ahimè, la percentuale del 40% di ragazzi che non trovano lavoro. Nel 2008 questa percentuale era meno del 20%. Quindi quando dico che è la realtà che ce lo chiede, sono i numeri che ce lo dimostrano. In Italia poi abbiamo un record negativo ulteriore, 2 milioni e 200 mila ragazzi sono considerati i cosiddetti NEET, cioè non studiano, non lavorano, non fanno altra attività, non cercano lavoro. E, parallelamente ci sono 135 mila aziende in Italia oggi che non riescono a trovare lavoratori con alcune qualifiche. La realtà quindi ci dice che il mondo del lavoro chiede qualifiche particolari, ma la scuola non prepara a queste qualifiche. Segno quindi che il rapporto tra scuola e lavoro è obbligatorio e quindi il Ministero si sta preoccupando e occupando del tema scuola-lavoro. In questi 6 mesi ho incontrato decine e decine di scuole, sono andato a vedere, a incontrare presidi, dirigenti, professori, ma soprattutto i ragazzi, degli istituti tecnici e professionali in particolar modo. Le scuole hanno difficoltà con le normative nazionali che impongono l'insegnamento di molte materie negli istituti tecnici e professionali, forse un po' troppe, a scapito invece di ore di laboratorio, quindi i ragazzi chiedono di toccare la materia, di mettere le mani in pasta e come ordinamenti invece gli facciamo studiare la chimica, la fisica, il diritto, l'economia e altre 13 o 15 materie in alcuni indirizzi scolastici. Le scuole vogliono partecipare a progetti di contaminazione tra scuola e lavoro, di rapporto stabile tra scuola e mondo del lavoro. A noi, al Ministero, sta il compito di migliorare questa attività e di facilitarla. L'istruzione è una cosa un po' complessa, così come hanno senso non solo i licei, ma anche gli istituti tecnici o professionali. Bisogna però cambiare diciamo lo spirito della nostra scuola. Guardando allo spirito che hanno i nostri ragazzi, c'è chi ha intenzione di fare un percorso scolastico particolare, sceglie licei, c'è chi invece ha la volontà di fare un percorso scolastico più differente, magari sceglie gli istituti tecnici o professionali, sperando che ci sia un maggior rapporto tra scuola e mondo del lavoro. Ma ahimè si trova una scuola che non prepara al mondo del lavoro e addirittura non ha molti contatti con il mondo del lavoro. Anche per questo i risultati degli abbandoni, degli insuccessi, soprattutto nel primo anno scolastico negli istituti tecnici e professionali sono molto alti. Uno studente che ha fatto esperienze lavorative in qualche senso, come dicono i ragazzi stessi che ho incontrato in questi mesi, innanzitutto imparano che cos'è il lavoro, quindi imparano cosa vuol dire rispettare un orario di lavoro, cosa vuol dire prendere delle consegne, avere degli obiettivi e per molte attività lavorative anche come si usano particolari macchinari o software, quindi il rapporto fatto di esperienza è sempre positivo nel mondo della scuola, a detta dei ragazzi. Hanno poi possibilità lavorative reali. Noi prendiamo sempre a esempio su questo versante i risultati degli ITS, che sono scuole post diploma, un po' particolari, ma nei quali scuole e mondo del lavoro dialogano molto, c'è molta esperienza lavorativa. Molto tirocini, molti stage, molta alternanza e molte ore di docenza fatte da persone esterne dalla scuola, da imprenditori, da chi nelle imprese ci lavora. Ebbene, dopo il primo biennio di sperimentazione abbiamo i primi risultati degli ITS già terminati e ci dicono che più del 50% dei ragazzi che hanno frequentato questi 4 semestri trova immediatamente lavoro. È un lavoro attinente alla qualifica,
Segno quindi che quando c'è una vera alternanza, una vera contaminazione tra scuola e mondo del lavoro, i risultati si vedono, che è quello che noi vogliamo portare anche nella scuola italiana, in particolar modo negli istituti tecnici o professionali. I ragazzi si devono guardare intorno e guardarsi dentro, e quindi quando scelgono la scuola devono avere un sogno, e chi non l'ha avuto un sogno da ragazzo, che ci aiuta, ci ha aiutato a tutti, anche a prendere delle decisioni. E poi, come sempre ognuno di noi ha fatto, devono anche capire quale scuola è più in grado magari di assecondare un loro sogno. È un mix tra il realismo dei numeri, dei conti, di cosa ci dice il mondo del lavoro, ma anche un realismo dei sogni, cioè quindi delle proprie aspettative. Il mio lavoro, diciamo, dei sogni è quello di fare il calciatore, come tutti i ragazzi, e poi mi sono trovato a fare tutt'altro, ma come dire, il ragazzo ha dei sogni che poi durante la crescita capisce se si possono realizzare o meno. C'è chi può fare l'astronauta, c'è chi può fare il fisico nucleare, e magari ci ritroviamo insieme a parlare di scuola e mondo del lavoro. L'importante è che ci sia un mondo della scuola che non snatura i sogni dei ragazzi, ma cerca di aiutare i ragazzi a comprendere quali sono le prospettive che il mondo del lavoro chiede. All'interno di queste prospettive i sogni dei ragazzi possono essere in buona parte anche esauriti. Forza Viola, Forza Fiorentina, quella è non è un sogno, è una realtà. Imparare le lingue, che forse alla mia generazione è un aspetto che manca, ma è fondamentale. Impararle e cercare di impararle, la scuola si sta muovendo in questo anche con viaggi all'estero, con una permanenza all'estero. Abbiamo parlato finora anche di alternanza scuola-lavoro, ma questa alternanza ci deve essere anche su un altro aspetto, cioè quello delle lingue. Mi fa piacere che molte scuole si stiano organizzando autonomamente con rapporti di gemellaggio con paesi esteri per l'accoglienza e l'invio di ragazzi in paesi esteri. Si impara, i ragazzi dicono in quelle 3 settimane, in quel mese finalmente ho capito che cos'è l'inglese o cos'è il francese o cos'è il tedesco. Secondo aspetto, l'abbiamo detto finora, imparare a avere delle esperienze lavorative. Parlo di esperienze lavorative e non solo di alternanza, ma che ci sia davvero una contaminazione, e che i ragazzi possano utilizzare anche lì con l'autonomia scolastica o con esperienze che molte scuole stanno mettendo in atto, ma ci possa essere un'esperienza diretta del ragazzo all'interno di un'azienda, del mondo del lavoro. E terzo aspetto è quello che dicevamo prima. La scuola può tutto e può migliorarsi, può avere rapporto col mondo del lavoro, con le lingue, con la realtà esistente, deve farlo e ci stiamo impegnando per quello. Ma poi serve sempre un soggetto, che è il ragazzo, attivo, quindi che chiede che la scuola funzioni, che possa chiedere, quasi obbligare la scuola a cambiare. Quindi il soggetto vero di tutto il sistema scolastico è sempre il ragazzo, come dicevamo prima, che abbia dei sogni e pretenda che questi sogni possano essere presi sul serio dalla scuola italiana.